ragazzi del JTF Clan, sono Poner e sono qua in compagnia di Zodiac. Bella a tutti ragazzi, siamo qui per la presentazione di Pawners, che anche lui ha aderito al progetto del JTF Clan. Io sono contentissimo e spero che lo siate pure voi. Adesso Pawn, cioè, presentati un po', spiega come mai hai deciso di aderire a questo progetto e così via. allora. Innanzitutto, se no, in caso non mi conosceste, sono Pawners e carico video di Call of Duty. Ho aderito a questo progetto perché mi sembrava un bel progetto, in sostanza. E insomma, era una cosa molto carina da fare. Un clan dove si caricano i più bei gameplay in Italia, una specie di AMP Clan italiano. Insomma, mi piaceva già molto l'idea, avevo già mi erano venute qualche idea di farlo fin da me, però poi, come ben sapete, c'è stato un periodo in cui non sono stato molto attivo e invece di fare questa cosa ho deciso di aprire Italia Over Power, ecco. Che certo voi direte, ma come? Non riesci a stare, non sei molto attivo, non riesci a stare a seguire YouTube e apri un canale come Italia Over Power, che insomma deve essere seguito. E io vabbè, comunque era una cosa molto meno, insomma, una cosa che mi potevo gestire da solo, ecco. Invece queste cose dove c'è molto, cioè bisogna essere molto uniti, è una cosa che bisogna fare tutti insieme, quindi bisogna anche sentirsi costantemente e stare sempre in contatto, e questo è un impegno molto grande, quindi complimentiamoci ovviamente con i JTF Clan, Zodiac e gli altri, perché insomma è una cosa molto impegnativa. E come tutte le cose impegnative barra belle dal punto di vista di YouTube e anche dal punto di vista dei gameplay, io insomma mi piace partecipare, quindi è E per questo. quindi comunque ragazzi, cioè, le cose, anche se sono impegnative così, ma se sono ben fatte, cioè, riescono sempre cioè, a diventare cose molto belle. Comunque ragazzi, cioè, noi siamo qua a parlare, ma non abbiamo detto niente sul gameplay. Qua la prima MOAB già è partita, ma è una tripla MOAB ragazzi, una cosa assurda. Pawn, descrivici un po' la partita. Allora, questa partita la giocai non mi ricordo quando e è stata la mia seconda tipo MOAB. Infatti ne ho già fatta una su Arcade con il P90 e questa è stata la mia seconda tipo MOAB e devo dire anche più bella, perché la mia prima tipo MOAB è stata un po' troppo. Cioè, c'era un mio amico che aveva partecipato e si faceva ammazzare, quindi tutti naturalmente, dato che in Italia ci sono più hater che seguitori di video, Seguaci. seguaci di video, seguaci di video, insomma, me l'hanno un po' criticata. Questa invece è una bella tripla mob, insomma, dove neanche ero partito come host, poi, infatti la prima mob neanche ero host. Erano i nemici lost, poi l'abbiamo fatti quittare. Insomma, era di spawn trap, come insomma si devono un po' fare le triple mob, dato che le triple mob sono cose veramente difficilissime da fare. Io ci ho provato per veramente tanto tempo, ma da solo, secondo me, a meno che non sia una connessione veramente veramente overpower stile americano, è abbastanza impossibile. Invece, se come in queste partite state in gruppo, chiudete i nemici in uno spawn, fate usare gentilmente i WAV e giubbotti ai vostri compagni di squadra, dicendo: vorrei tentare la tripla mob, per favore aiutatemi. Secondo me è un'impresa non facile, anzi sempre difficilissima, però meno impossibile, ecco, si può dire così. Poi anche uno dei JTF Clan l'ha fatta in veterano, no? Su Domino. Sì, Satanic. Però ragazzi, avete capito che Pawn porterà sempre gameplay davvero epici, maggiormente su MV3, perché lui è un player di MV3, quindi, cioè, porteremo anche qualcosa suo di Black Ops 2, ma lui è un player di MV3 e gioca su PS3, per chi ancora non l'avesse capito. Sì, E comunque, poi sì, vai comunque Pawn. ci sono anche dei gameplay magari di Black Ops 2
carini si possono anche rimediare, insomma, dal mio canale. E poi avremo anche una chicca di MV2, una doppia Moab, una doppia Nuke, scusate, molto carina, che vi porterà Pawn. Non so se te la ricordi, No. la macchina. Vabbè, comunque. No, questo. MV2 sono tempi proprio Antichi, antichi. antichissimi, non antichi. Non spoileriamo niente. Oh, Pawn, non Ok. so, magari se vuoi aggiungere qualcos'altro, non. Boh, cioè, cosa studi, che scuola fai, Cosa qualcosa del studio? genere. Allora, come ben sapete, ragazzi, non è che io non mi espongo troppo su livelli personali. Infatti c'è stata tutta una polemica di sto cazzo di vlog, eccetera. Mo ora tutti nei commenti il vlog. Cioè, se mi seguite, insomma, sapete cosa è successo e tutte cose strane. A me non piace tanto entrare in particolari della vita reale, insomma, perché questo è un hobby che si fa solamente per svagare, per svagheggiare, per divertirsi e tutto questo. Però si può dire che studio, sì, ci studio anche se il seguitore di prima o quello là da quello non si direbbe, però si studio e non sono, diciamo, il primo della classe, però me la cavicchio, quindi. Tanto Bene. qua è appena preso la tripla Moab, ragazzi, quindi adesso vedrete ancora un paio di, come si dice, un paio di kill e poi il risultato finale, che comunque sono 110 kill, cioè, con specialista, ragazzi. Non rompete il cazzo, fatelo voi, cioè, non so perché non dovete cagare la minchia, è un bellissimo gameplay e No, che basta. poi una cosa, cioè, tu, hater di merda che vedi il video, vedi questi video, non perché devi, cioè, rilassati, stai calmo, rilassati, stai vedendo un bel video, perché devi scrivere nei commenti frasi brutte insultando me e GTF Clan? Cioè, stai tranquillo, perché ti devi stressare per questa cazzata? Cioè, non ti stressare, magari se non ti è piaciuto, vabbè, fa niente, pazienza, però a me danno fastidio le persone che commentano volutamente in maniera, insomma, in maniera brutta, perché è un po' una cosa stupida. Perché stai su YouTube per divertirti, non per stressarti e per stare attaccato al computer a scrivere cose stupide e a fare incazzare persone come io e Zodiac e tutti gli Tutti altri gli altri. che, Ragazzi, insomma. questa è la perla finale di saggezza di Pawn, perché ora devo stopparlo che è finito il video. Perfetto. Io lo ringrazio. Grazie mille, Pawn, e ci sentiamo alla prossima. Bella raga. Bella, bella. Non ti piace il GTF? Figa. Ti ammazzati. Figa, sparati. Quando arrivo devi farmi passare.